E lascio la parola ad Antonio Pedina per l'inizio della parte che tutti voi aspettavate. Benissimo, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar sulle modifiche al testo unico salute e sicurezza fatte dal recente decreto lavoro 2023. Io sono Antonio Pedna, sono un socio AIAS, mi occupo di salute e sicurezza da ormai un quarto di secolo e ho ricoperto i ruoli di RSVP e coordinatore e adesso faccio il consulente. Io non vi parlerò direttamente delle modifiche del testo unico. Io farò un passo indietro, no? Vorrei condividere con voi una serie di riflessioni sullo stato della tutela della salute e della sicurezza in Italia. Condizioni che dovrebbero essere alla base, dal mio punto di vista, per il qualsiasi tipo di modifica che si fa alla nostra normativa. Dunque, in Italia, secondo i dati dell'International Labour Organization, che è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, ogni anno ci sono 1.314 infortuni non mortali ogni 100.000 lavoratori e 2,40 infortuni mortali ogni 100.000 lavoratori. Sono tanti, sono pochi? Non lo sappiamo, no? Possiamo confrontarci con le altre grandi nazioni europee. Siamo più bravi della Francia. La Francia ha 3.160 infortuni non mortali ogni 100.000 lavoratori e ha 2,60 infortuni mortali. Siamo, dal mio punto di vista, un po' più scarsi della Germania. No? La Germania ha un infortunio mortale ogni 100.000 lavoratori. Siamo più scarsi della Spagna, che ha 1,8 infortuni mortali ogni 100.000 lavoratori. E siamo drammaticamente peggiori dell'Inghilterra, che è il paese che ha dato forma alla tutela della salute e della sicurezza a livello internazionale. In Inghilterra ci sono ogni anno 760 infortuni non mortali e 0,8 infortuni mortali in 100.000 lavoratori. Io ho lavorato all'estero, ho lavorato nel Golfo, ho lavorato in Africa, in altri paesi del Medio Oriente, nell'est europeo, nessuno mi ha mai chiesto, no, di vedere un attestato di formazione come coordinatore, come RSVP. Ho dovuto acquisire delle certificazioni, IOSH, AIEMA, ho dovuto fare un NEBOSH. L'Inghilterra è il paese che appunto ha dato forma alla tutela salute e sicurezza a livello internazionale con ottimi risultati. La Gran Bretagna però non è il paese più virtuoso in Europa. Il paese più virtuoso in Europa è l'Islanda. L'Islanda, nell'anno in cui sono stati raccolti i dati, che sono disponibili a tutti sul sito dell'International Labour Organization, non ha avuto infortuni mortali, zero infortuni mortali ogni 100.000 lavoratori. No? Bella forza, si direbbe, l'Islanda ha una popolazione di poco più di 370.000 abitanti. In Italia ci sono diverse province, su cui territorio ci sono un numero di abitanti paragonabili a quelli che ha l'Islanda. Ho preso ad esempio la provincia di Novara. La provincia di Novara, in assoluto, nel 2021 ha avuto 10 infortuni mortali. Nel 2020 ne ha avuti 9, nel 2019 ne ha avuti 17. Quindi questi sono numeri assoluti. Quindi noi siamo drammaticalmente lontani dalle migliori prestazioni che si possono raggiungere. L'Islanda non è un paese come Liechtenstein o Andorra o San Marino, no? Con un forte terziario. L'Islanda vive fondamentalmente sulla pesca, che è un'attività molto pericolosa. Se è riuscita ad avere zero infortuni mortali, è un obiettivo che possiamo raggiungere anche noi. In effetti, l'Unione Europea recentemente ha distribuito una pubblicazione dove faceva il punto dell'andamento degli infortuni sul suo territorio, nei paesi che appartengono all'Unione, negli ultimi 25 anni, a partire da
l'adozione in tutte le nazioni della direttiva 391 del 1989, quella che è la base del testo unico, quella che è il titolo primo, no? Poi, qualcuno di voi magari c'era, no? Alla fine degli anni Ottanta l'Unione Europea si diede un ambizioso programma, decise di innovare le normative dei paesi membri riguardo alla protezione dei lavoratori, puntando a livelli di eccellenza, adottando i criteri di sistemi di gestione che erano ancora là da venire nella fine degli anni Ottanta, non erano così diffusi come adesso. Sul territorio dell'Unione, dice la Commissione, gli infortuni mortali sul lavoro sono diminuiti di oltre il 60%. E naturalmente attribuisce gran parte di questa prestazione alle normative, no? In Italia com'è andata? Questo è il grafico che ho ricavato dai dati Istat sulle ore lavorate negli ultimi 25 anni e dai dati dell'INAIL sugli infortuni mortali denunciati. Qualcuno di voi magari si ricorda nel 2008 quando uscì il testo unico, ci fu la promessa di costituire un sistema informativo che avrebbe raccolto i dati sugli infortuni, sulle ore lavorate, gli incidenti, le attività di vigilanza, per andare a servire come base per la modifica della normativa. Questo sistema informativo non è mai stato, non esiste, non è mai stato attivato, no? Nel 2019 fu convocato per la prima volta il tavolo che avrebbe dovuto definire i criteri tecnici di questo sistema informativo. Poi è arrivato il Covid e non se n'è più fatto niente, no? Uno degli ultimi atti del governo Draghi è stato di riconvocare il tavolo, ma non se ne sa ancora niente. Noi possiamo vedere i nostri infortuni, bene o male, dal 93 al 2000 non hanno avuto grosse variazioni, poi è cominciato un trend di decrescita, benedetto, fino al 2008. 2008 è arrivata la crisi economica, il numero degli infortuni si è di nuovo impennato e ha cominciato a riscendere, questa volta molto più piano, molto più lentamente, fino al 2020. E la pandemia, vi ricordate, no? Le morti da Covid sono state considerate infortuni sul lavoro solo quando, non appena questo era possibile, no? Era chiaramente una questione fondamentalmente economica. L'INAIL ha un po' più di disponibilità economica dell'INPS e il numero degli infortuni sul lavoro sono schizzati in alto, no? Sono diminuite anche le ore lavorate, ma di poco, circa il 3%. Questa condizione, oltre che essere dal mio punto di vista immorale, no? È qualcosa di profondamente sbagliato nel morire procurando il sostentamento alla propria famiglia. È anche una pesante zavorra sulla competitività del nostro paese, no? Uno degli argomenti delle discussioni della stampa, dell'opinione pubblica degli ultimi tempi è sul fatto che i salari diminuiscono. Al massimo restano uguali e i prezzi aumentano. Questo è chiaramente un problema di competitività, no? Gli incidenti, gli infortuni pesano in maniera molto rilevante su di questo, no? Sempre nel 2019 l'Unione Europea ha fatto un'analisi sui sistemi economici dei principali paesi per andare a definire qual era il carico rispetto al prodotto interno lordo degli infortuni e degli incidenti sul lavoro, sull'economia dei vari paesi. Sono stati calcolati i costi diretti, ovvero quelli legati alle spese mediche, ai costi di recupero e di riabilitazione. Sono stati considerati costi indiretti. I costi indiretti sono quelli conseguenti alla perdita di produttività che avviene dopo un incidente, no? I ripristini, i rimborsi, l'assenteismo. E sono stati considerati i costi intangibili. I costi intangibili sono la valutazione economica della perdita della qualità di vita che subisce l'infortunato e i suoi familiari dopo un infortunio, specialmente se è un infortunio invalidante, no? Nel nostro paese il costo degli incidenti cuba a circa il 6,3% del prodotto interno lordo, che è una somma enorme.
no? Noi siamo contenti perché quest'anno invece dello 0,6 l'Italia crescerà dello 0,8 probabilmente. Volte di meno rispetto al denaro che siamo costretti a spendere per le conseguenze degli incidenti e degli infortuni. Se volete un altro paragone, tutta l'agricoltura in Italia, inclusa la pesca e la zootecnia, contribuiscono al 2% del prodotto interno lordo. Quindi noi ogni anno perdiamo denaro pari a 3 volte questo giro economico. Perché dico che è un fattore di competitività? Perché, ad esempio, la Germania spende per i propri incidenti e infortuni solamente il 3,5% del proprio prodotto interno lordo, che significa che noi abbiamo circa quasi il 3% di gap con la Germania solamente a causa delle nostre prestazioni scarse. Questo è un grafico che ho trovato nel rapporto Logfe, nel 2011 il governo inglese chiese a un'organizzazione indipendente di revisionare il sistema normativo per vedere dove erano i punti di miglioramento. Come vedete, no, negli anni 70 l'Inghilterra aveva un livello di infortuni mortali ogni 100.000 lavoratori un po' più alto di quello che noi abbiamo oggi. Poi una serie di cambiamenti normativi li ha portati sui livelli attuali, tra 0,5 e l'1%. Quindi le norme servono a migliorare le prestazioni dei sistemi di gestione della sicurezza. Questo grafico è ancora più interessante, preso da Safety Science, no? Potete non crederci, ma esiste veramente una ricerca sulla sicurezza, sui ricercatori che analizzano come questa viene gestita per trovare spunti di miglioramento. In questo grafico è molto ricco, no? Questa riga è la riga degli infortuni mortali, che dagli anni 80 è rimasta sempre allo stesso livello, più o meno, quegli 0,8 infortuni mortali nei 100.000 lavoratori. Questa riga è la normalizzazione del grafico degli infortuni non mortali, che sono in Inghilterra dagli anni 80 sono diminuiti anche qui di oltre il 70%. Queste righe verticali sono le iniziative che il sistema produttivo inglese ha preso negli anni per diminuire gli infortuni. 1990, organizzazioni ad alta affidabilità e cultura della sicurezza. No? Noi oggi discutiamo su cosa sia cultura della sicurezza. Cultura della sicurezza è un concetto già definito da oltre 30 anni. Noi siamo indietro. Noi siamo qui che discutiamo quello che invece è una cosa ovvia fuori dal nostro paese. L'ABS 8800. Standard, primo standard per sistemi di gestione della sicurezza prima della 18.001, fortemente richiesta dal sistema produttivo inglese. Il RIDDOR reporting, il RIDDOR è una reportistica sulle indagini, sugli infortuni che è obbligatoria in Inghilterra, poi revisionata negli anni 10 del XXI secolo. In Inghilterra non è come da noi, no? In cui l'infortunio deve essere semplicemente registrato. È richiesto un tipo di indagine. Ed è per questo che noi non sappiamo fare le indagini e l'Inghilterra ha standardizzato il modo in cui questo vengono fatte. ISO 18001, il modello svizzero di Reason sulla casualità dell'incidente, la 231 inglese, no? Il Corporate Manslaughter Act. Con l'avvocato Salmi abbiamo fatto una pubblicazione, una norma che responsabilizza le organizzazioni per gli infortuni, riguardo gli infortuni mortali che capitano sul lavoro. La revisione della CBM, la normativa su salute e sicurezza nei cantieri. Pensate, nel 2015 in Inghilterra è stata abolita la figura del coordinatore per la sicurezza. Se fate un cantiere in Inghilterra,
il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il responsabile dei lavori in fase di progettazione è il progettista principale per definizione. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il responsabile dei lavori in fase di esecuzione per definizione è l'appaltatore principale. Se siete dei committenti domestici, se l'intervento edilizio lo fate per la vostra famiglia, non per farne un business, non avete obblighi o responsabilità. Siete tutelati con le stesse tutele che la normativa europea dà ai consumatori. Sono gli specialisti che vi devono spiegare come funziona la cosa. Avete obblighi paragonabili a quelli del titolo quarto solamente se siete committenti professionali, se l'attività di costruzione è funzionale al vostro business. Fino ad arrivare al 2018 alla ISO 45001, perché è stato il British Standard Institution, la UNI inglese, a sollecitare a ISO la produzione di uno standard per i sistemi di gestione realmente internazionale. Quindi questo è il modo in cui si lavora per far diminuire gli incidenti. Una coalizione tra gli operatori economici e il governo, con l'obiettivo non di lanciare degli slogan per rendersi riconoscibili al proprio elettorato, ma di lavorare seriamente su queste cose. In Italia? In Italia abbiamo oltre 400.000 imprese per Istat. Secondo voi quanti controlli all'anno vengono fatti? Non si sa, no? Perché il sistema informativo nazionale non esiste ancora e gli enti non rendono pubblico questo tipo di attività. Abbiamo normativa sulla trasparenza delle attività della pubblica amministrazione che però non serve a niente. Tutto questo serve a qualcosa? Noi abbiamo avuto nel 94 è stata implementata la 626, che poi è entrata in vigore dopo 2 anni. Nel 94 ci sono state 1.328 morti sul lavoro. Nel 96, quando la 626 cominciava a funzionare, è stata approvata la 494, no? la direttiva 9257 sui cantieri. Quell'anno ci sono stati 1.443 morti. Oltre 200, oltre 100 più che l'anno 2 anni prima. Nel 2003 finalmente abbiamo definito il livello di qualificazione del RSVP. Noi siamo stati in infrazione. Abbiamo pagato una multa per tutti gli anni prima, perché non avevamo stabilito quali erano le competenze del RSVP. Ci sono stati 1.433 morti. Nel 2008 è stato fatto il testo unico, no? È stato preso tutto il marasma normativo, è stato messo sotto una copertina unica, no? Ed è stato applicato, è stato esteso il campo d'applicazione della 231 ai reati di lesioni colpose grave e gravissime, omicidio colposo o la violazione delle norme sulla tutela degli infortuni. Abbiamo avuto 1.104 morti. Nel 2011 è uscito l'accordo finalmente sulla formazione, no? Pensate, fino al 2011 la formazione era obbligatoria, ma era il facoltà dei datori di lavoro stabilire i contenuti, al netto di qualche contratto collettivo che ristabiliva, che entrava nel merito di queste cose. Quell'anno abbiamo avuto 1.361 morti. Nel 2021 abbiamo avuto 1.361 morti ancora. Allora, il nostro sistema non funziona. Chiaramente c'è qualcosa che non va, no? Noi continuiamo a scrivere della normativa che è completamente inefficace. Perché lo scopo del governo, chiaramente non è, il governo bypassa il Parlamento è il nostro paese che dovrebbe fare le leggi, il Parlamento non fa le leggi, il governo deve fare qualcosa sulla pressione dell'opinione pubblica e lancia delle parole d'ordine, vuole mostrare che fa qualcosa. Gli obiettivi sono confusi, nel nostro settore c'è stato un effettivo miglioramento dovuto alle pressioni dell'Unione Europea. Gli RSVP sono estremamente più competenti rispetto a 25 anni fa. Le macchine sono molto più sicure grazie alla direttiva macchina. I processi lavorativi sono tutelano molto di più i lavoratori. Però non serve, non funziona.
questo metodo di legiferare non serve a nulla. E per me è stato interessante fare questa premessa, perché potrete poi farvi la vostra idea personale sull'efficacia di queste nuove misure sulla base di quanto l'avvocato Salmi e l'avvocato Saporiti vi racconteranno. Vi ringrazio per la vostra pazienza. Grazie Antonio, buongiorno anche da parte mia, benvenuti, vedo di condividere lo schermo. Allora, ditemi se lo vedete, se è ben visibile, magari ingrandisco. Si vede? Sì. Perfetto. Allora, abbiamo preparato anche qualche slide che naturalmente poi, come di consueto, metteremo a disposizione. La mia sarà proprio una brevissima introduzione, mi dedicherò a una delle modifiche che questo decreto legge numero 48 del 2023, meglio conosciuto appunto come decreto lavoro, ha portato. Anch'io, insomma, condivido, no, quello che è stato anticipato da Antonio. Sicuramente sappiamo che è entrato in vigore il 4 maggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, intitolato Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ed è entrato in vigore il giorno successivo, no? Decreto legge, quindi a 60 giorni di tempo per la sua conversione, quindi stiamo parlando di una norma che probabilmente verrà convertita, diventerà legge a tutti gli effetti. Modificherà, integrerà appunto l'81. Ci si chiede, ci si domanda, ed è giusto chiedersi quanto queste modifiche siano efficaci, no? Soprattutto un quadro di incertezza che, a mio modesto avviso, comportano queste modifiche, no? Quindi adesso vedremo nei prossimi giorni quelli che saranno gli sviluppi. Questo decreto ha portato, appunto, come ben sappiamo tutti, diverse novità anche in materia di salute e sicurezza, modificando proprio l'81, no? Sempre se saranno convertite, se diventerà legge, eccetera, vedremo anche in quali termini, no? Se la legge appunto accoglierà quelle che sono state le modifiche, oppure se apporterà a sua volta, diciamo, il Parlamento delle modifiche. Io vi parlerò della modifica all'articolo 18, poi lascerò lo spazio al mio collega, l'avvocato Federico Saporiti del mio studio, appunto, che approfondirà tutte le altre modifiche. E ci tenevo, nonostante degli impegni professionali che sono seguiti, a fare anche questo breve intervento, a dare il mio piccolo contributo alla modifica che è intervenuta all'articolo 18, no? È stato introdotto l'obbligo da parte del datore di lavoro di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che, come già previsto nei casi previsti dal decreto stesso, anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28. Quindi in grassetto trovate sulla slide quella che è stata la modifica di questo decreto, che naturalmente apparentemente potrebbe in modo significativo estendere l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non limitandolo più alle sole fattispecie indicate dal decreto 81, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità. Ora, tante sono le considerazioni che sorgono e soprattutto le incertezze che questa modifica apporta, no? Perché non è banale. Cioè, io dalla valutazione dei rischi posso far emergere nuovi casi in cui scatterebbe l'obbligo di nominare un medico competente, quindi conseguentemente della sorveglianza sanitaria. Allora, da penalista, no? Quale sono, quale si occupa il mio studio, no? Subito l'occhio cade su anche le sanzioni che sono previste, no? Dallo stesso 81, articolo 55, sappiamo che introduce delle sanzioni penali a carico del datore di lavoro, no? Qualora, per esempio, non abbia nominato il medico competente. Qui vi riporto della giurisprudenza.
a natura di reato permanente, di pericolo astratto, per cui la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza dell'obbligo, non è necessario che dalla valutazione della prescrizione derivi un danno alla salute o alla incolumità. Indipendentemente dal fatto che ci possa essere un danno alla salute o altro, tu non hai nominato un medico competente, quindi sanzionabile. E naturalmente poi se c'è l'infortunio, oltre all'articolo 55, sappiamo che potrebbero essere contestati altre tipologie di reati. Queste considerazioni oggi, ad oggi, in questo momento, perché il decreto legge è già immediatamente in vigore, attenzione, poi decade eventualmente se non è convertito, ma oggi queste considerazioni valgono anche per la violazione del nuovo obbligo del datore di lavoro di nominare il medico competente qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di quell'articolo 28. Ora, i problemi che metto sul tavolo, ma non naturalmente anche sabato su giornali nazionali, c'era l'intervento di Confindustria, ma di altre associazioni sindacali, sia datoriali sia dei lavoratori. Il tema è: questa estensione della sorveglianza si scontra inequivocabilmente con il quadro normativo vigente, perché l'articolo 41, comma 3, lettera C del nostro 81, ricordo che non consente le visite mediche nei casi vietati dalla legge, tant'è che sono previste sanzioni, no? Sanzioni di carattere penale anche, per il datore di lavoro e per il medico competente. Oltre al fatto che qui, con questa, come dico, cioè, deve essere coordinata con un altro articolo, che è l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, che ricordo, anche questo è sanzionato. L'articolo 5 dello Statuto dice: la sorveglianza sanitaria opera in deroga al divieto generale di accertamenti sulle idoneità e sulle infermità del dipendente contenuto nell'articolo 5 della legge 300. Quindi come si concilia questo nuovo inserimento? Ma può veramente il datore di lavoro andare ad estendere i casi di nomina del medico competente della sorveglianza sanitaria al di là dei casi previsti dalla legge? Ci si auspica da questo punto di vista un intervento del legislatore volto a colmare, a integrare con queste altre norme, perché in questo momento non discuto dell'utilità, della non utilità, sul fatto che magari estendere altri casi possa in qualche modo contribuire o meno, anche se ho fatto la premessa che mi vede assolutamente concorde con quello che ha detto, no, il collega Antonio Pedna su diciamo questi interventi normativi, quanto possano essere utili. Ma qui capite che c'è molta incertezza di fronte a un datore di lavoro che viene a chiedermi se ha veramente la possibilità di nominare il medico e di fare sorveglianza sanitaria anche fuori dai casi previsti dal decreto. In questo momento io gli dico: aspetta un attimo. Quello che speriamo tutti è che ci sia un coordinamento con l'articolo 41 del testo unico sicurezza e soprattutto prendere in considerazione anche l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, quindi con dei rischi non da poco. Sanzioni penali, sanzioni contravvenzionali, di pericolo, quindi indipendentemente dal fatto che poi qualcuno riporti degli infortuni o delle malattie professionali, no? Ma capite che anche questo tema deve essere al più presto risolto se convertito. Qui, per comodità di tutti, nelle slide anche che il collega vi illustrerà, sono sempre riportati il testo legislativo nella formulazione previgente e nella formulazione vigente, vedete, oggi, ad oggi, per il nuovo 81, il datore potrebbe nominare il medico e pertanto anche effettuare la sorveglianza sanitaria anche nei casi non solo previsti dal decreto, ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28. Quindi una valutazione, no, sulla base di datore, RSVP, medico, no, poi con l'RLS, che decidono che ci sono altri casi. Ma capite, spero di essere stato chiaro, tutte le problematiche che questa novità comporta. Perché da una parte il datore rimane passibile di incorrere in quelle sanzioni che vi ho appunto illustrato, quindi spero vivamente che ci siano delle modifiche impattanti anche sugli altri articoli del testo unico, così come anche raccomandato da varie associazioni di categoria, perché in questo momento si crea confusione e incertezza. Posso, non posso, vado incontro a delle sanzioni o meno. Io ringrazio AIAS per questo mio piccolo contributo, naturalmente resto a disposizione poi per tutti i chiarimenti, potete scriverci per eventuali approfondimenti a tutti i vari canali dell'associazione e lascio la parola per il resto del contributo al mio collega Federico Saporiti e vi saluto e vi ringrazio.
Perfetto, possiamo proseguire e proseguiamo con quelle che sono le modifiche apportate all'articolo 21. Parliamo sempre di modifiche che hanno, seguono quel fil rouge di cercare di estendere quella che è la prevenzione sulla sicurezza ai più ampi soggetti possibili. Quello che è stato previsto in questo caso è estendere la diretta applicazione di tutte le norme sovraprovvisionali anche ai lavoratori autonomi che operano all'interno del titolo IV. Quindi, scopo normativo in questo caso è ampliare la platea dei soggetti che fino al 4 maggio erano coperti dalla parte sulle misure di toni provvisionali ex articolo 4 anche ai lavoratori autonomi. Questo cosa comporta? Comporta che in fase di applicazione articolo 26 dovrò andare a verificare in maniera ulteriore anche le attività tecniche professionali di questi nuovi soggetti. Altro punto che ha creato acceso dibattito, sempre legato alla figura del medico competente, ovvero sia la parte relativa all'acquisizione delle cartelle di rischio del lavoratore e la necessità del medico competente di richiedere al lavoratore prima di iniziare la fase di idoneità dello stesso. Partiamo da un presupposto: l'obbligo di consegna al lavoratore della cartella statale di rischio era già previsto dall'81, quindi in fase di licenziamento, cambio di lavoro, dimissioni, era già previsto per legge che il medico competente consegnasse la copia della cartella statale di rischio anche al lavoratore. Detto questo, la normativa ha voluto aggiungere un passo ulteriore, ovvero sia il medico competente, prima di procedere con l'idoneità per il lavoratore, deve richiedere allo stesso, quindi al lavoratore stesso, l'ultima cartella sanitaria, quindi non l'intero cronologico nell'idoneità, ma solamente quella legata all'ultima mansione svolta. Ora, perché dico questo tema ha acceso dibattito? Perché in un primo momento ci si è chiesti se e come il medico possa operare nel caso in cui non recuperi quella cartella, quindi pensiamo al caso in cui il dipendente non ne sia in possesso, non possa produrla, non voglia produrla al medico, e in secondo caso quindi come andare a gestire questa eventuale non acquisizione, questo rifiuto. Partiamo dal presupposto che in questo caso siamo in presenza di un obbligo non sanzionato, quindi non è stata per ora, quindi in questa prima fase di decreto legge non è ancora stata collegata una sanzione alla richiesta del medico della cartella sanitaria dipendente. E per quelle che sono le prime interpretazioni e primi orientamenti, il medico, dato che deve solamente tenerne conto, non è vincolato al contenuto della cartella sanitaria di rischio precedente, quindi in caso di mancata presentazione da parte del lavoratore può comunque andare a svolgere la sua attività e quindi rilasciare l'eventuale idoneità. Detto questo, si apre tutta una serie di tematiche relative alla gestione, alla veloce gestione delle cartelle sanitarie di rischio su dipendenti, magari pensiamo a interinali o con rapporti di lavoro saltuari, dicendo, e la gestione delle cartelle stesse, da una parte. Dall'altra, la mancata responsabilità collegata richiesta alla cartella medica, ci si fa chiedere quanto renda poi effettivo questo obbligo, quindi quanto renda poi solamente una casella aggiuntiva da porre sull'analisi del paziente e quanto invece abbia poi un'utilità pratica invece effettiva. Su questo punto si rimanderà a quello che sarà poi la conversione del decreto legge per comprendere anche se verranno date delle specifiche ulteriori, sarà collegata una sanzione a questo tema. Quello che però ad oggi traspare è in primis l'obbligo del medico di richiedere al lavoratore la cartella, di portarlo a conoscenza del fatto che deve presentare questo documento, e poi l'onere del lavoratore di acquisirla, presentarla al medico per procedere. Questa è la prima modifica all'articolo 25. Seconda modifica è legata alla possibilità, anzi all'obbligo in capo al medico competente, in caso di grave impedimento, di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso di tutti i requisiti necessari. Altro passo che è andato a formalizzare quella che era già una prassi prevista nel nostro ordinamento, ovvero sia se
per grave, specifico, motivato impedimento circostanziato dal medico competente, lo stesso non può svolgere una o più attività programmate, allora in questo caso deve comunicare al datore di lavoro un sostituto che può attivarsi in tal senso. Ci si chiede in questo momento se è necessaria una nomina per il medico che andrà a inizialmente a fare la sostituzione, o se invece questo potrà operare ex lege, quindi essendo già nominato medico competente, posso operare direttamente. Per come è formulata la nomina, quindi il fatto che sia una comunicazione fatta dal datore di lavoro di un sostituto, pare che non sia necessaria la nomina per il sostituto. Anche su questo punto, purtroppo, essendo ancora una fase di prima applicazione, essendo ancora una fase embrionale, si dovrà attendere la conversione e attendere anche quali sono gli orientamenti, ovviamente, delle ASL o degli ispettorati di lavoro di riferimento. Quindi, medico competente modificato su due punti, cartella sanitaria da richiedere al lavoratore, cartella sanitaria che ad oggi non sembra ostativa per i rilasci di idoneità e che appunto è solamente un elemento da tenere in considerazione. Altro punto è, per rendere appunto sulla carta più fluido il processo di competente, l'obbligo in capo allo stesso di comunicare un sostituto al datore di lavoro di modo che non ci siano rallentamenti nelle fasi della sua attività in caso di grave impedimento circostanziato e definito. Altra modifica di riferimento: articolo 37, in quell'accordo conferenza Stato-Regioni che era previsto per il 30 giugno dell'anno scorso, il legislatore con questo decreto ha voluto ricordare, ha voluto inserire tra gli adempimenti anche il monitoraggio degli accordi in materia di formazione. Questa modifica di 37, che è una modifica di collegamento, essenzialmente rimanda all'accordo Stato Regioni che dovrà essere effettuato, di mettere come punto di attenzione anche il come devono essere svolte le attività di monitoraggio sulla formazione del lavoratore, per andare a combattere quello che è una prassi illecita presente nel nostro ordinamento, ossia l'emissione di certificati non idonei o falsi. Quindi la modifica a questa norma al momento è ancora un work in progress, passatemi il termine, un work in progress su una conferenza che è attesa ormai da più di un anno, che dovrà andare, come sappiamo, a definire tutta una serie di elementi importanti per la formazione, andrà a toccare i preposti, andrà a toccare il datore di lavoro, e all'interno di questa conferenza Stato-Regioni sarà previsto anche un punto specifico per il corretto monitoraggio della formazione in capo ai vari soggetti di salute e sicurezza. Dico, la legge dice di attenzionare anche il reato di falso di associazione, perché lo scopo di questa norma è andare a prevenire, a sanzionare, a evitare la diffusione di certificati falsi emessi dolosamente da enti o soggetti. Altra modifica all'81. Obbligo del datore di lavoro, ovvero sia negli obblighi del datore di lavoro relative alle manutenzioni periodiche, è stata essenzialmente resa, poi vedremo con che efficacia, più fluida l'attività dei soggetti privati che vanno a svolgere attività per l'appunto di vigilanza e di manutenzione periodica, ovvero sia si è spostato l'articolo 12 modificandolo, togliendo il riferimento a ASL e ISPES, ovvero sia i soggetti privati abilitati diventano direttamente pubblici aggregati pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competenti. Quindi questa norma, questa modifica 71, è andata essenzialmente a eliminare un gradino in cui c'erano le ASL di riferimento che poi demandavano ai soggetti privati, rendendoli pubblici, incaricati pubblico servizio. Con questa modifica invece si è essenzialmente eliminato l'intermediario, rimandando direttamente ai soggetti privati questa attività e l'assunzione di questa qualifica, con tutto quello che comportava già prima, ovvero sia che gli incaricati pubblico servizio godono di tutele nello svolgimento di attività particolari rispetto a un mero soggetto privato. Articolo 72, altra modifica che ha fatto chiacchierare e discutere negli ultime settimane, ovvero sia viene abrogato e poi sostituito
l'obbligo in capo ai noleggiatori di verifica della formazione, dei requisiti dei soggetti che accedono al noleggio. B, condivido subito la slide con la modifica di modo che appaia direttamente quello che è stato modificato. Ad oggi, quindi dopo il 5 maggio, in attesa di conversione, si prevede che chiunque noleggio conceda in uso deve acquisire e conservare agli atti per tutta l'uso del noleggio una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prenda noleggio o in concessione d'uso o del datore di lavoro che attesti l'avvenuta formazione, addestramento specifico, in conformità col testo unico e normative presenti. Quindi si passa dal dovrà altresì acquisire agli atti tutta il noleggio, una dichiarazione di datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore a un'estensione, ovvero sia non si parla più del datore di lavoro, ma anche del soggetto che prende noleggio o in concessione d'uso l'attrezzatura. Autodichiarazione certificativa. Ciò non comporta il venir meno di un controllo su ciò che viene dichiarato dal soggetto che andrà a utilizzare il datore di lavoro l'attrezzatura. Vado veloce per poi lasciare spazio alle domande. Ci spostiamo sull'articolo 73. Articolo 73 va a riguardare ancora la formazione, in questo caso va a riguardare la formazione in capo al datore di lavoro. Ovvero sia, ricordiamo che siamo ancora in attesa della conferenza 30 giugno 2022 che andrà a disciplinare la formazione del datore di lavoro, ma nelle more, modificando l'articolo 73, il legislatore ha voluto iniziare a dare un pezzettino di informazione al datore di lavoro, ovvero sia il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di quell'articolo 71 provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico relativo all'utilizzo idoneo di tali attrezzature. Si è quindi inserito un nuovo obbligo formativo, non più solamente i lavoratori che utilizzano attrezzature sono tenuti a formazione e addestramento, ma anche il datore di lavoro, passiamo in termine operativo, che va a utilizzare queste procedure, queste attrezzature, da oggi, dal 5 maggio, è tenuto a essere addestrato e formato. Questo appunto per andare a evitare che ci siano situazioni di lacune formative in capo a soggetti, a prescindere dal ruolo, che utilizzano attrezzature che richiedono un addestramento specifico. Quindi, articolo 73 modificato introduce un obbligo formativo e di addestramento in capo al datore di lavoro, che diventa già efficace e cogente. Quindi non è legato alla formazione che sarà prevista dalla conferenza delle regioni, ma questa è a sé stante, già efficace e già eventualmente sanzionabile. Perché? Perché a differenza dell'articolo 25 sul medico competente che non ha una sanzione specifica, in tema di queste modifiche sull'attrezzatura e sul noleggio hanno invece inserito una sanzione ad hoc. Perché? Perché il decreto legge va a modificare le sanzioni carico di datore di lavoro, dirigente, noleggiatore, concedente in uso, estendendo l'applicazione dell'arresto da 3-6 mesi o l'ammenda anche alle violazioni di quell'articolo 73,4 bis che abbiamo visto recentemente. Quindi queste modifiche sono già anche sanzionate. Quindi oltre a essere cogenti, perché previste per legge, una legge già applicabile, seppur in questo interregno, oltre a essere cogenti, quindi sono anche direttamente sanzionabili. Quindi, attenzione che ad oggi l'unica modifica fatta all'81, ma quasi attente sanzionabile, operativa, è quella relativa alla richiesta della cartella medica. Ultimo punto delle modifiche, e poi lascerei spazio a quello che sono le vostre domande dei partecipanti, è relativo all'alternanza scuola-lavoro. Il decreto legge ha voluto andare anche a mettere mano a quelle che sono le tristemente note vicende sulla sicurezza dei lavoratori relativi all'alternanza scuola-lavoro. Primo adempimento che ha un carattere sia formale che procedurale è l'obbligo di integrare il DVR
un'apposita sezione dedicata indicante le misure specifiche per prevenzione dei rischi, i DPI, da adottare per tutti gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per orientamento, ovvero sia quegli enti, quei soggetti che si andranno ad avvalere dell'alternanza scuola-lavoro, quindi parteciperanno alle convenzioni con gli istituti scolastici, dovranno integrare il proprio DVR, prevedendo, ve l'ho già previsto per prassi, una sezione apposita per appunto questi soggetti, ovvero sia i lavoratori di alternanza scuola-lavoro. Integrazione che dovrà essere ovviamente portata poi a conoscenza dell'istituto e allegata alla convenzione stessa. Quindi primo punto è la relativo ad un'integrazione dei rischi, prevedendo una modifica di forma, quindi la previsione di una sezione ad hoc, in cui si va a inserire ciò che è specificatamente previsto per queste figure. L'altro punto, invece, con la funzione di tutela e assistenza, è l'estensione, l'istituzione di un fondo per il sostegno economico dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative a partire dal 2024. Quindi una parte di tutela per andare a lavorare quindi sul, purtroppo, l'evento dannoso che è andato a verificarsi, per dare sostegno alle vittime. Quindi da una parte per la giornata scuola-lavoro abbiamo l'integrazione o modifica del DVR con l'evidenza di questi aspetti, dall'altra un'attività di assistenza pensata per l'appunto per le vittime e le famiglie delle vittime. Ora, con questo abbiamo fatto una carrellata, un punto su quelle che sono state le modifiche ad oggi del decreto lavoro. Prima di lasciare spazio alle domande, vi ricordo solamente che stiamo parlando di una norma che, se non convertita, ha una metà di 60 giorni. E in sede di conversione nulla toglie che alcuni adempimenti, alcune forme possono essere modificate a loro volta, quindi cambiando quello che oggi abbiamo visto. Quindi è un qualcosa ancora in evoluzione, qualcosa che può essere modificato, non confermato, confermato in toto. Ad oggi si lavora con queste modifiche, si interpreta quanto previsto e quanto inserito adesso nell'81. Abbiamo visto, e visto prima con l'avvocato Salmi, che associazioni di categoria hanno alzato la voce per identificare delle problematicità operative o appunto di coordinamento sulle modifiche effettuate, quindi è pensabile, auspicabile che quanto previsto nel decreto legge del 5 maggio 2023 non trovi una diretta trasposizione al testo normativo, ma venga appunto modificato, integrato, coordinato con le altre normative in essere. Io ho finito la mia parte di presentazione, direi che possiamo lasciare spazio eventualmente alle domande. Ora non so come vogliamo procedere, se leggo direttamente io le domande in... Potete leggerle direttamente voi le domande, assolutamente sì. Perfetto, allora parto con la domanda di Raffaele Scalese, che appunto chiedeva delucidazioni sulla cartella sanitaria e sulla gestione medico competente, relativa per l'appunto anche a problematiche sulla consegna. Ossia chiedeva se ad oggi, dato che ci sono tempistiche di ritardo, di consegna al lavoratore, sul fatto che potrebbe essere che il lavoratore non ha ancora in mano la cartella nel momento in cui deve fare una nuova visita, come deve comportarsi il lavoratore, come deve comportarsi il medico competente. In questo caso, spero di aver già risposto nel corso della mia presentazione, non essendoci un obbligo sanzionato, il medico, se non ha la cartella tra i documenti richiesti, può comunque procedere alla esecuzione del giudizio di idoneità o non idoneità. Quello che su cui dovranno andare a lavorare medici e aziende è migliorare, velocizzare, ottimizzare quel flusso di dati relativo alla cartella sanitaria per la consegna al lavoratore. E il lavoratore dovrà essere consapevole che è suo diritto richiedere la cartella e presentarla in caso di nuovo lavoro. Sempre a Fraser Scalese evidenziava sulla valutazione dei rischi per quanto riguardava l'obbligo di nome medico competente, ovvero sia che il datore di lavoro deve saper fare la valutazione. Punto ovviamente importante, ricordandoci che
se il datore di lavoro ritiene che deve essere nominato un medico, una volta nominato il medico dovrà assistere il datore di lavoro per comprendere se c'è una effettiva necessità di sorveglianza sanitaria, perché ricordiamo che i due adempimenti non vanno correlati uno all'altro, ovvero sia la nomina del competente non prevede obbligatoriamente poi l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. Ma il datore di lavoro può nominare il medico, il quale lo assisterà nel valutare se effettivamente la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Vado avanti con la domanda di Jessica Massari. Esempi di valutazione dei rischi che farebbero scaturire o ampliare la nomina del medico competente. Facciamo un esempio banalissimo. Usiamo i videoterminalisti. I videoterminalisti sono tali e devono fare l'esperienza sanitaria se superano le 20 ore settimanali consecutive. Ora, nulla toglie che con la modifica prevista dal decreto legge, se il datore di lavoro ritengo che i miei soggetti, pur non essendo inquadrabili come videoterminalisti, comunque possono essere suscettibili di sorveglianza sanitaria, allora vado ad estenderla. La ratio del decreto legge, se vogliamo andare a interpretarla, è più o meno questa, ovvero sia svincolarmi da quelli che sono gli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti per legge ed estenderli a figure o soggetti che non rientrano direttamente nell'ambito di riferimento. Proseguo con Abati Gianluca. Gianluca, è interessante il punto che dobbiamo formare l'attenzione del DVR per gli studenti in alternanza scuola-lavoro. È stato introdotto un obbligo solo per i soggetti iscritti all'albo delle aziende di stare. Peccato che la stragrande maggioranza delle aziende rispetto a studenti non siano iscritte a tale albo. Ergo, è obbligatorio anche per loro. La domanda è interessante, purtroppo rimane aperta. A nostro avviso si estende a tutti i soggetti che ospitano l'alternanza scuola-lavoro, quindi non solamente a soggetti iscritti all'albo. Anche in questo caso bisogna vedere poi l'orientamento di ispettorati, IAS, della riconversione in legge per comprendere anche a che punto e in che modo questo obbligo è esteso. Proseguo poi sempre sull'alternanza scuola-lavoro. Francesca Ballone chiede se le modifiche sono sostanzialmente equivalenti anche al Duvri, ossia la scuola è vista come un'impresa esterna. Direi di no, nel senso che a nostro avviso, poi Antonio correggimi se sbaglio, la modifica dell'81 va comunque a considerare il studente lavoratore in alternanza scuola-lavoro come se fosse un lavoratore della società, quindi non inquadrabile come un'interferenza alla sua attività, ma inquadrabile nell'ambito organizzativo di mansioni proprio della società, quindi non come un Duvri, ma appunto inserendolo all'interno del DVR. Proseguiamo con un'altra domanda. Enrico, scusa. Sì, prego. Io vedo in chat che ci sono tante questioni relativo alla consegna della cartella. È un obbligo, non è un obbligo, lo devo fare a chi va in pensione, che si licenzia, eccetera eccetera. Io vi vorrei ricordare che non esiste solamente la sezione quinta sorveglianza sanitaria del testo unico, ma esiste nella sezione prima misure di tutele e obblighi, l'articolo 25 obblighi del medico competente, la lettera E consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria di rischio e gli fornisce informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. Quindi consegnare la cartella sanitaria al lavoratore è già un obbligo, era un obbligo prima di questo provvedimento ed è un obbligo del medico competente. E quindi bisogna che il medico competente si attrezzi per farlo in maniera efficace, perché è un obbligo a suo carico, non è un obbligo del datore di lavoro. Poi magari il datore di lavoro si può fare parte diligente per trasmetterlo, però è un obbligo del medico competente. Scusami. No, ci mancherebbe. Infatti non dimentichiamoci che queste modifiche si inseriscono nei principi e gli obblighi già previsti dell'81, quindi non stiamo parlando di qualcosa che va a stravolgere quello che è già previsto, ma si appunto dovrebbe andare a, si spera, a specificare qualcosa che già c'è. E l'obbligo di cartella è qualcosa che era già presente, magari poi non effettuato nella prassi lavorativa, qui dipende dalle aziende in cui operate e l'ambito operativo, ma obbligo già previsto.
Poi non so quanto tempo ci rimane, vedo che ci sono ancora altre domande. Allora, sono le 11.29, in teoria finivamo alle 11.30, io direi massimo ancora 5 minuti. Perfetto, proseguo, chiedo scusa se magari vado random, ma le domande appaiono di fila sulla mia console. Vedo che c'è una domanda che chiede: questa estensione della assistenza sanitaria non contrasta col sito dei lavoratori? La risposta purtroppo è no, nel senso che lo accennava già l'avvocato Salmi all'inizio del suo intervento, ci sono dei punti di conflitto, nel senso che lo statuto dei lavoratori prevede che la sorveglianza sanitaria sia un'eccezione rispetto al controllo, tra virgolette, sul lavoratore, e quindi va compresa come questa estensione, a volte magari anche parzialmente discrezionale del datore di lavoro, va a coincidere con lo statuto dei lavoratori. Quindi non possiamo dire che oggi c'è un conflitto formale completo con lo statuto. Sicuramente ci sono dei punti di attrito. Andrà compresa come questa modifica dell'articolo 18 vada a operare all'interno della prassi operativa sorveglianza sanitaria, e quindi se questa modifica dell'articolo 18 sarà già sufficiente per andare a rientrare nella tutela presso lo statuto dei lavoratori, o se invece, lasciando la valutazione dei rischi, rischia di diventare, per l'appunto, scusate il bisticcio di parole, troppo ampia e troppo generica, esponendo il lavoratore a una vulnerabilità. Detto questo, purtroppo questo coordinamento normativo è lasciato, è in capo al legislatore, quindi noi oggi possiamo semplicemente evitare, possiamo semplicemente porre in attenzione questo tema. Non c'è un contrasto diretto, c'è sicuramente un punto di attrito. Posso intervenire ancora? Certo. Allora, ci sono tante domande su che tipo di studenti debbano ricadere nel campo di applicazione della norma. Allora, io vi invito a leggervi l'articolo 2, comma 1, lettera A, che definisce chi è il lavoratore, no? E quindi a quale soggetto sono applicabili le tutele da questo punto di vista. Parla anche di studenti, no? E quindi il vostro caso sarà sicuramente elencato all'articolo 2, comma 1, lettera A. Scusa. No, certo, e questo va anche a rispondere alle domande che vedo aperte, ovvero sia devo fare la formazione anche se il tempo di permanenza è breve, come devo inquadrare i soggetti. L'obbligo di formazione non è cambiato, nel senso che io devo formare il lavoratore prima di esporlo al rischio. Quindi che sia un'alternanza scuola-lavoro di pochi giorni, di un mese o di durate più ampie, l'obbligo formativo rimane esattamente come prima in capo al datore di lavoro. Quindi questa parte non è stata modificata. L'unica modifica che, scusate, il termine è quasi meramente formale, è andare a rimaneggiare il DVR, ovvero sia non posso più accorpare la transizione scuola-lavoro a una mansione già presente, ma devo integrare il mio DVR specificando qua come vado a mappare, valutare, a mitigare i rischi per quella tipologia di soggetto che è lo studente in alternanza scuola-lavoro. Ma ciò non va a cambiare tutto ciò che è sulla base dell'81, quindi l'obbligo di formazione, l'obbligo di prenotazione dei PI, l'obbligo di vigilanza e via dicendo. Quindi non vedete questa modifica come una rivoluzione copernicana sulla valutazione dei rischi. È una modifica di come deve essere strutturato il nostro documento, quindi come deve essere specificata o resa più chiara una parte, ma non va a toccare tutti quelli che sono gli adempimenti fondamentali, tra cui la formazione, in capo a questi soggetti, e come vado a classificarli. Per l'appunto, giustamente Antonio, l'articolo 2, definizioni di lavoratore, è ancora chiaro, è ancora in vigore, quindi va a coprirmi anche questi soggetti, ampliando le tutele. Chiuderei con l'ultima domanda per non andare troppo lunghi, che è quella relativa alle attrezzature per cui è obbligatoria la formazione di addestramento. Vi ricordo che la modifica ad oggi, l'81, non è andata a modificare l'elenco di attrezzature per cui sono necessarie, è andata a aumentare i soggetti che devono fare formazione di addestramento aggiungendo il datore di lavoro. Quindi nella vostra valutazione dei rischi avete identificato X attrezzature che richiedono addestramento specifico. In queste X attrezzature,
già previsto l'articolo 74, scusate, sarà inserito anche l'addestramento, anche il datore di lavoro. Quindi non va a lavorare sulle attrezzature perché ci sarà l'addestramento, ma solamente sui soggetti. Però rimando allo staff di IAS, se direi che siamo arrivati giusti. Assolutamente sì. Io ricordo un'attività fondamentale che noi facciamo. L'associazione ha una rete di giuristi e di avvocati, ormai sono oltre 30, che si occupa appunto di, perché lo fanno anche di mestiere, di approfondire quelle che sono le tematiche a livello normativo e a livello giuridico. Quindi se qualcuno ha delle domande, gli avvocati sono anche a disposizione per questo. Ovviamente non si tratta di una consulenza vera e propria, perché non è che uno può portare il suo plico di carte e dire questa è l'attività. Però se ci sono delle domande, gli avvocati, i giuristi sono a disposizione per poter rispondere. Quindi se qualcuno poi vuole magari fare un piccolo approfondimento, chiedere un'attività un po' più specifica, può farlo senza alcun problema mandandoci una mail che poi verrà girata. Questo tipo di servizio è gratuito per tutti quelli che sono soci di IAS, quindi c'è questa possibilità di poter avere un aiuto o comunque un appoggio, un confronto su quelle che sono le tematiche. In primis su questa, che è sicuramente una tematica importante e che vedo perché ci sono ancora più di 340 persone che interagiscono e partecipano, ma anche su tante altre tematiche come può essere la formazione, i sistemi di gestione, le tematiche importanti sull'antincendio o sui rischi fisici, il rischio rumore, noi siamo a disposizione. Ecco, l'attività dell'associazione è anche soprattutto questo, cioè di essere vicini agli associati, a chi si occupa di sicurezza e a farlo. Quindi magari chi non è socio con questa attività possa pensare di poterlo anche diventare, visto che poi usciranno anche dal punto di vista diciamo economico delle agevolazioni per diventare soci di IAS, visto che siamo arrivati a metà dell'anno. Comunque questo è un servizio importante che noi diamo e vediamo che ha sempre successo in realtà strutturate, in realtà meno strutturate, in consulenti che vogliono avere appunto un punto di incontro, magari per domande che poi l'avvocato dice è abbastanza semplice perché l'ho già trovato in tanti altri casi. Ecco, quindi questa è assolutamente una cosa. Peraltro, chi vuole scrivere, vuole magari avere altri approfondimenti, può scriverci a segreteria@networkias.it e poi noi gireremo le richieste in primis ai nostri relatori e poi anche agli altri avvocati qualora ci sia la disponibilità. Giusto per chiudere. Direi io ringrazio in primis i relatori che hanno partecipato, all'avvocato Saporiti, all'avvocato Salmi che c'è stato per poco ma è stato sicuramente importante, ad Antonio Pedna che ha partecipato a questa attività. Ringrazio anche IAS Academy che ha organizzato con noi questa attività e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, che sono appunto stati tantissimi e sono ancora tantissimi. Ecco, ci saranno altri appuntamenti dell'associazione su altre tematiche differenti, perché questa settimana parleremo di DP, quindi DP caschetti e di DP per quanto riguarda i dispositivi delle scarpe antinfortunistiche, e poi ci saranno degli approfondimenti nel mese di giugno su altre tematiche. Però qualora ecco qualcuno magari volesse fare degli approfondimenti ancora su questo tema o su altri temi, noi relatori siamo a disposizione, ovviamente non da un giorno con l'altro, però di riuscire ad organizzare un'attività. Grazie a tutti. Lorenzo, permetto di dire una cosa, che sono arrivate tantissime domande anche su un tema per noi dello staff. Per quanto riguarda i crediti, non vi preoccupate, nel senso che la registrazione su Eventbrite che avete fatto per poter venire all'evento aveva già la richiesta dei crediti dentro, quindi se avete messo sì, per noi non c'è problema, vediamo la vostra richiesta di crediti. I nominativi li vediamo correttamente. Molti di voi non hanno dovuto inserire il nome Zoom quando sono entrati, perché evidentemente avevano già partecipato a un'attività su Zoom, che può essere una con IAS o con chiunque altro, quindi c'era già una registrazione effettuata. Noi vediamo regolarmente tutti i vostri nomi e li vedremo
anche poi nel report che Zoom ci rilascia dopo l'evento, che è quello che noi utilizziamo per poter poi mandare i crediti. Quindi lo dico giusto per chiarire, perché l'avete chiesto in tantissimi, quindi poi arriveranno, non vi preoccupate, faremo tutte le verifiche del caso e vi invieremo l'attestato nei prossimi giorni. Giusto per chiarire, Lorenzo, scusa. No, giustissimo, perché poi ci sono anche queste, alcune volte si dimentica anche di queste tematiche, di queste problematiche pratiche. Io ringrazio tutti e al prossimo appuntamento. Buona giornata, buona settimana, visto che è lunedì. Arrivederci. Arrivederci a tutti.